Ed eccoci con la terza e ultima, per ora, parte di commento ai vostri ritratti. Bene, iniziamo. Andiamo con il primo scatto che è di Giuseppe. Mi manda questo scatto molto espressivo, con colori molto belli. Io lo adoro. Mi piace il baracchino del giornale, mi piace, vabbè, la sua espressione. Mi piace tutto. Forse la trovo un pochino incasinata, l'avrei semplificata un pochino nello sfondo, però appunto mi piace un sacco. Passiamo dunque al secondo scatto che è di Sofia. Mi manda questo scatto molto semplice, molto carino. Mi piace la luce perché adoro il sole, vabbè, si sa. Posso consigliarti una cosa? Il cancello secondo me è un pochino di disturbo, quindi mi sarei spostata un pochino. Così che il cancello si nascondesse dietro la ragazza, insomma. Tutto qua. Come scatto comunque mi piace tanto. Brava, continua così. Andiamo con il terzo scatto che è di Marika. Mi manda questa foto in movimento che mi piace proprio tanto. Mi piacciono i colori, mi piace la posa, un po' da Michael Jackson. Avrei forse tolto in post-produzione i piccoli pallini di luce che si vedono, che mi distraggono un po' da appunto il soggetto, però i colori mi piacciono tanto perché mi focalizzano lì, sulla persona. Mi piace tanto, continua così. Andiamo dunque con il quarto scatto che è di Ilaria, mi manda questa foto in acqua. Io adoro scattare in acqua, quindi punto in più. Mi piacciono un sacco i colori, mi piace che il sole rifletta sul suo viso, facendo anche i capelli un po' più biondi. Mi piace proprio tanto i colori, l'azzurro dei suoi occhi e il rosso del vestito. Mi piace. Una cosa che avrei tolto in post-produzione è quel ramo sopra la sua testa. Tutto qua. Però per il resto mi piace tanto. Andiamo quindi con il quinto scatto che è di Esther. Mi manda questa foto molto semplice, devo dire. A mio parere il suo sguardo non è molto valorizzato, proprio perché è al buio, è all'ombra. Quindi l'avrei fatto girare un pochino di più verso il sole, così da far entrare la luce nell'occhio e sbrilluccicava un pochino di più. Ecco, questo è il mio consiglio che posso darti. In ogni caso tu continua a lavorare e vedrai che andrai avanti. Andiamo dunque con il sesto e ultimo scatto, che è di Alessia, che mi manda questo scatto molto bello per il tramonto, molto bello per l'espressione della ragazza, però essendo che appunto, come mi hai detto, l'hai fatto con la messa a fuoco manuale, si vede un pochino, devi lavorarci un po'. So che è difficile mettere a fuoco manualmente, soprattutto in situazioni di estrema luce o di estremo buio, quindi lavoraci su. E magari la prossima volta fallo in automatico, così metti a fuoco lei, poi sposti un pochino e fai la foto perfetta. In ogni caso i colori mi piacciono un sacco, i tramonti pure, quindi questo è un bello scatto. Bene, ora abbiamo finito. Questo era l'ultimo video, tra l'altro, dei tre, quindi se vi siete persi gli altri due andateli a vedere. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!